Studi di Telemia, buonasera a tutti gli ascoltatori che ci seguono, grazie all'attenzione che ci prestate. Mercoledì 25 ottobre, stasera proseguiamo con l'argomento che abbiamo iniziato due puntate fa, che riteniamo di attualità, che abbiamo sviscerato e che intendiamo approfondire. Abbiamo una gradita ospite che tra un po' presentiamo. Vi faccio una breve premessa, diciamo, delle puntate precedenti, perché a partire dalla commemorazione dei martiri di Gerai, ci scusiamo per quelli che magari ci hanno già ascoltato, però è giusto, repetita iuvant si dice, è giusto riepilogare e riprendere le cose che abbiamo detto. La commemorazione dei martiri di Gerai, alcune conferenze tenute a Vibo Valentia sul tema suddismo, borbonismo, e oppure quella di Pino Aprile invece, che aveva un'altra posizione, e quindi oggi vogliamo proseguire su questo argomento, il risorgimento contestato, la rivisitazione del brigantaggio, eccetera. Ecco, e quindi abbiamo una professoressa dell'Università della Calabria, gradita ospite, Marta Petrusevic, che le do il benvenuto e la saluto. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti voi. Eccola. E quindi con la professoressa, a cui ho già, diciamo, accennato un po' le nostre precedenti puntate, l'argomento che vogliamo approfondire, però per prima cosa con la professoressa vogliamo ricordare una figura di uno storico, di una persona, di un calabrese illustre, eminente, un professore di storia, che era Rosario Villari, che è mancato la scorsa settimana all'età di 92 anni, che era nativo di Bagnara Calabra, e la professoressa ha conosciuto molto bene, e quindi lui era uno storico, un meridionalista, e sicuramente avrà anche trattato gli argomenti di cui noi stiamo trattando in questi giorni. Però ancora prima di entrare in questo profilo, diciamo, strettamente storico, volevamo ricordare con la professoressa la figura del professore Villari, che dal punto di vista, diciamo, umano, il profilo personale, la sua esperienza anche storica, eccetera. Prego, professoressa. Allora, Rosario Villari, che gli amici chiamavano Sasha Villari, era uno storico di quella generazione che appunto ormai è venuta a mancare, di storici che erano storici per l'impegno civile, cioè diventavano storici non magari anche per l'amore delle storie, perché questa è una motivazione in tutti gli storici, cioè il piacere di raccontare le storie, di guardare le vicende del passato. Dunque la narrazione è una parte molto importante di far la storia, ma in quella generazione far storia si collegava con l'impegno politico e civile. E dunque questi Villari faceva parte di questa generazione a livello internazionale. Lui era molto amico di Giuliano Procacci, il suo contemporaneo, era molto amico anche di Eric Hobsbawm, uno dei più grandi storici del XX secolo, uno storico britannico. E chi erano questi? Erano quelli che avevano incontrato il fascismo, il nazismo, l'antisemitismo, la discriminazione, e questo da giovanissimi si erano prima di tutto impegnati nella lotta. Sasha Villari da giovanissimo aveva, diciamo, si era impegnato, da giovanissimo dico proprio ancora ragazzino, adolescente, si era impegnato nella lotta antifascista, e aveva anche nella sua Calabria conosciuto, vissuto e partecipato alle lotte per la terra, alle occupazioni della terra e all'impegno soprattutto del popolo per una ricerca della giustizia di se stessi, per se stessi
è per il mondo intero. Tant'è che poi a un certo punto il suo impegno è sfociato anche in una, diciamo, elezione al Parlamento, ha avuto un incarico importante. L'elezione al Parlamento, malgrado tutto, ovviamente poi Sacha Villari è diventato uno, diciamo, dei fari del Partito Comunista Italiano, però per lui l'elezione al Parlamento non aveva una grande importanza, tanto vero che poi non ha più voluto presentarsi alle elezioni. Non era questo, cioè questa parola che avevo usato, il popolo, è la chiave di lettura della sua opera da storico e da meridionalista, cioè una riscossa per il popolo, ma non quella che, come dire, al popolo viene fatta la giustizia, è una ricerca delle radici storiche del progresso attraverso l'azione popolare. E dunque i suoi studi più importanti, faccio una parentesi, tutte le generazioni e generazioni di italiani conoscono Villari perché hanno studiato sui suoi libri, sui suoi manuali a scuola, i manuali di storia che cominciava dal Medioevo, arrivava all'età contemporanea, dove la chiave di lettura era appunto cercare un'azione dal basso, cioè vedere la progressione della storia d'Italia attraverso l'azione popolare. È il personaggio principale degli studi di Villari è il famoso Masaniello, cioè il capo della rivolta secentesca a Napoli, il capo della rivolta popolare, cioè dunque dell'azione popolare napoletana, che era nello stesso tempo un'azione antispagnola. Dunque, come nello stesso modo Sacha vedeva la resistenza, un'azione popolare che si opponeva a un regime, al potente regime fascista. Quindi la lettura della storia come un messaggio politico, direi. È una cosa più complicata ovviamente, perché la storia è la storia, cioè non è che alla storia si attribuisce, dei bravi storici non attribuiscono dei messaggi alla storia, è una lettura della storia. Una lettura. Senta, professoressa, però il professore Villari, da meridionalista, da calabrese, così entriamo nell'argomento che noi trattiamo da un paio di puntate, immagino aveva una sua posizione sulla vexata questio, diremmo, del risorgimento, che è stato visto fino a un certo punto, diciamo così, dalla storia, dalla cultura ufficiale, dalla storia ufficiale, come un messaggio dell'unificazione dell'Italia, come un messaggio di modernità, di un processo necessario, diciamo, rivoluzionario, che ha portato all'unificazione, eccetera, i moti del 48, eccetera, eccetera. E poi però negli ultimissimi anni è venuta fuori questa sorta di contestazione, diciamo, di lettura critica del Risorgimento, che ha portato invece, secondo alcuni, a una unificazione violenta, un'annessione del regno. Io purtroppo, per tempi televisivi e per un fatto, diciamo, di come dire, di ascolto, di audio, non possiamo approfondire tanto, quindi vado un po' per scorciatoia e lei mi perdoni, però spero di rendere l'idea. Qual era la posizione del professore Villari in merito a questo? Allora, guardi, che l'unificazione italiana, così come si è svolta poi in pratica, fosse, si basasse su quello che si chiama nella storiografia, a partire da Gramsci, il sacrificio del mezzogiorno, su questo non c'è nessun dubbio. Ora, Villari, da meridionalista, ma anche semplicemente da storico che ragionava e guardava del sacrificio del mezzogiorno, si rendeva conto. Villari, come Sereni, come tanti storici della sua generazione, grandi storici della sua generazione, si rendeva conto dell'ingiustizia del processo della conclusione del Risorgimento, cioè della formula, diciamo, per la quale il Risorgimento, sulla quale si era ripiegata, quella di annessione da parte del Piemonte di tutte le
di tutte le parti d'Italia, diciamo attraverso plebisciti o senza plebisciti, questa non ha tanta importanza, però la formula di annessione, la formula monarchica, la formula di che aveva svuotato il processo risorgimentale di quei contenuti rivoluzionari che lei prima menzionava, che erano molto importanti, cioè quella della promessa della giustizia sociale, della riforma agraria, insomma questa cosa è fuori dubbio. Dunque il risorgimento compiuto, l'unificazione dell'Italia nel 1861, non è una conseguenza o una continuazione del processo rivoluzionario degli anni 40, del 48 che lei menzionava, è pur sempre certamente un grande passo verso la modernizzazione. Però il sacrificio del Mezzogiorno si è compiuto. Villari riteneva che si fosse compiuto con la complicità delle classi possidenti meridionali, soprattutto degli agrari, e questa, insomma, gli storici progressisti, gli storici comunisti, gli storici marxisti lo vedevano nella formula del famoso patto tra la borghesia industriale del nord e gli agrari del sud. Ora, questo Sasha del neoborbonismo in realtà non gliene importava niente, lo trattava più come un fenomeno un po' da baraccone, cioè non aveva tanta voglia di parlarne, e forse su questo in realtà sbagliava, cioè è un fenomeno culturale, non di una grandissima importanza, però è un fenomeno culturale. E quindi, professoressa, e lei, adesso però mi interessa anche la sua posizione, perché lei l'ho sentita dire un giorno, tra intellettuali, tra persone che anche si stimano, però talvolta ci sono anche vedute diverse, e la vera onestà intellettuale e la vera capacità di esprimere il proprio pensiero è quella anche talvolta di scontrarsi anche tra persone che si vogliono bene, tra amici, e quindi la sua invece di posizione è uguale a questa del professore Villari, oppure lei che ha girato, lei mi sembra, adesso le dico rapidamente, Bologna, Varsavia, gli Stati Uniti, Salerno e poi è arrivata in Calabria, dico bene? Beh, forse l'ordine è un po' più mischiato. Più mischiato. Comunque, voglio dire, non so se devo dire nemo profeta in patria, però lei si trova a guardare la storia calabrese, la storia del meridionalismo, queste vicissitudini, con un occhio distaccato, con l'occhio di colei che è stata fuori, che viene da fuori. Qual è la sua veduta, diciamo, ecco, questa contestazione? Mi interessa in particolare la contestazione dell'epilogo del Risorgimento, e secondo lei se la risposta che viene data della rivisitazione del brigantaggio, per esempio, o anche questa risposta del neoborbonismo, se secondo lei sono proponibili, o anche lei le trova, cosa dice lei in merito? Guardi, una dei miei maestri, che era Albert Hirschman, un grande maître à penser, un filosofo, un economista americano, anche lui immigrato, profugo dalla Germania nazista, lui diceva che bisogna andare oltre per sapere quanto è giusto, e parlava dei fenomeni intellettuali. Il neoborbonismo è quel andar oltre, cioè che cosa, da dove scaturisce il neoborbonismo? Dalla umiliazione molto sentita, lei lo sa benissimo, del meridione, che si sente maltrattato, si sente umiliato e si sente e si umilia da se stesso, cioè vede se stesso
come arretrato, ritardato, insufficiente, incapace, rurale, tradizionale, insomma tutte le cose negative che vengono attribuite in tutta la discussione della cosiddetta questione meridionale, i meridionali l'hanno assunto. Quindi un po' parte da noi, dice lei. Per cui uno scatto di orgoglio. Quindi un po', lei dice, un po' parte da noi stessi, siamo noi che non riusciamo a toglierci da addosso quest'abito. Dubbio, però non ne faccio una colpa a nessuno, è semplicemente, ma fin dall'inizio, diciamo, io ho scritto anche un libro che si chiama Come il meridione divenne questione, una questione, dove metto al centro di questo libro l'opinione dei meridionali stessi su loro stessi, cioè magari in seguito alla sconfitta della rivoluzione del 1848, in esilio, insomma una situazione dura, dove i meridionali cominciano a biasimare loro stessi per tutti i mali della loro storia, che è tutto sommato un atteggiamento sano, cioè prendersi considerarsi protagonisti, comunque agenti. Però dicevo, da questa lo scatto di orgoglio che dice noi non siamo così male, e dunque è un recupero un po' esasperato, come lo fa Pino Aprile, che dopotutto non è uno storico, dunque non è tenuto, diciamo, a quell'equilibrio che gli storici hanno come il dovere professionale, cioè guardare diverse parti, vedere come la storia si evolve e non pensare che questa marcia verso una direzione. È uno scatto d'orgoglio dire non eravamo così male, quello Stato che è stato conquistato dai piemontesi era uno Stato che aveva una sua solida struttura amministrativa, che aveva le sue idee, che aveva le sue priorità, i neoborbonici contano tutte i primati del mezzogiorno e arrivano. Io una volta avevo scritto su questa cosa, li avevo anche contati, a quel punto insomma erano tipo 140 primati straordinari in Europa e nel mondo. Ora sono delle operazioni ingenue che hanno una presa, la stessa presa che in altri paesi, per esempio in Messico, quelli cioè quelli apologeti della storia precolombiana del Perù, del Messico, studiano gli imperi Inca e Aztechi vedendone delle cose, cercandone delle cose positive, cioè dei primati, delle storie importanti che sono state distrutte dalla conquista. È un fenomeno sano, tutto sommato. Quindi lei dice c'era un patrimonio. Il brigantaggio è stato visto i fenomeni banditeschi, diciamo briganteschi, nella storia di tantissimi popoli, sono stati visti come l'espressione della giustizia popolare, cioè delle norme di giustizia che sono quelle non di mercato e non di legge imposta dai forti, ma di norme popolari naturali, dunque quasi quelle ovvie, cioè il mito di Robin Hood, la storia, la leggenda di Robin Hood la conosciamo tutti, sono dei briganti che tolgono ai ricchi e danno ai poveri. Ora, il fenomeno del brigantaggio è un fenomeno della
tipico delle società rurali, pastorizie, cioè dunque anche delle zone che hanno le montagne, i briganti andalusi sono altrettanto mitici e forti come quelli calabresi. In Calabria, come anche in altre zone, in tutta la Spagna, poi i fenomeni di brigantaggio si incrociano con delle grandi trasformazioni storiche e diventano soggetti a delle alleanze politiche e interpretazioni politiche. Ora, il fatto che si mitizza ora il brigantaggio in Calabria è l'espressione di quello scarto d'orgoglio, rivendicare i briganti come eroi popolari che invece sono maltrattati dalla storiografia ufficiale. D'altra parte, se questo non porta a uno studio, dopo questo primo scatto d'orgoglio, a una conoscenza, come dire, un po' più approfondita e sensata, finisce nel nulla. Quello che è importante però, professoressa, mi dica lei se mi sbaglio, è che questo non diventi oggetto di disputa politica, diciamo, dell'attualità, che credo che non serve a nessuno e che sono solo da leggere come fatti storici. È giusto rivalutare e restituire ciò che è stato tolto anche a livello di memoria, di valori, come dice lei, di patrimonio che c'era nella monarchia borbonica, eccetera, però che non si può usare queste cose nella quotidianità politica attuale. Penso che lei condivide o no? Vabbè, ma come fa? Cioè, sì, diciamo, forse andrebbero capiti meglio, però che cosa fa? Proibisce alla gente di richiamarsi a quello che vogliono? Si richiami, si discuta. Non so se... Beh, per esempio, non possiamo proporre il neo... Qualche tempo fa credo che si sia calmato, ora abbastanza... C'era questa storia di a Motta San Giovanni, che un certo Vilella, che era un brigante degli anni subito dopo l'unità, cioè dunque di quel periodo effettivamente dove la repressione del brigantaggio è stata talmente violenta e talmente duratura da creare orrore quando lo si studia. Cioè, questo normalmente nei libri di storia viene... liquidato come un periodo, diciamo, di turbe, di turbolenze, certo. Però se lo si guarda, c'è quel periodo dal 61 fino al 65 dove vigeva la legge speciale, la legge Pica, dove insomma tutta l'opposizione meridionale contro l'annessione veniva tacciata di brigantaggio e repressa in una maniera... Beh, per non parlare dei casi... Da far rimpiangere i... Certo, per non parlare dei casi di Casaldune e Ponte Landolfo, dove ecco, c'è stato... Ecco, tutte queste adesso diventano appunto questi luoghi mitici che... Senta, professoressa... ...di questa storia. E quindi e lei... come dice da Hirschman, viene recuperata con l'eccesso. Cioè, però, diceva Hirschman, bisogna sapere quanto è troppo per sapere, ecco, quanto è giusto. Per non rischiare di passare, diciamo, totalmente, per cancellare la memoria del Risorgimento, e per dirla in pochissimo. Per cui prima o poi si calmeranno, sì, come sì, dire, sì. Gli animi si calmeranno. Ma le dicevo di questa storia di Motta San Giovanni. Questo poveraccio Vilella, che era credo soprattutto un delinquente comune, diciamo, che in quegli momenti storici si era aggiunto a una banda di briganti, fu imprigionato e morto in prigione in Piemonte, e il suo cranio fu studiato da Lombroso. Sì, è stato portato al museo, mi pare. Si trova Nel Museo Lombrosiano. Museo Antropologico di Torino. Di Torino. Su questa si era scatenata una querela straordinaria con la città di Motta San Giovanni, che vuole costruire un monumento a Vilella. E lei come la vede? Qual è la sua posizione? La mia posizione è che l'antropologia della fine dell'Ottocento
attribuiva a delle differenze razziali, cioè parafrenologiche, delle attitudini alla violenza, insomma, delle diverse attitudini verso la vita. Questa in sé è storia. È stato dimostrato che non è vero. Antropologici, come erano stati creati all'epoca le collezioni, vanno tenute come tali e studiate come i musei, appunto, dell'antropologia, cioè che cosa è stato l'atteggiamento all'epoca. Però ovviamente il museo di Torino dovrebbe conversare e trattare con gli abitanti di Motta San Giovanni, a spiegare che cosa stanno facendo, non fare delle prepotenze. Perché penso che un dialogo è quello che ci vuole, un'informazione reciproca. Ecco, la parola dialogo mi piace. Se lei dovesse oggi, e così poi ci congediamo, dovesse, diciamo, dare una risposta, una sua proposta, appunto, di dialogo, di confronto, ed evitare il muro contro muro tra coloro che propongono da una parte il neoborbonismo, il separatismo addirittura. Abbiamo ricordato la scorsa puntata la figura di Nicola Zitara, che lei sicuramente ha conosciuto il pensiero, non so se l'ha conosciuto direttamente. No, non l'ho conosciuta direttamente, ma l'ho letto. Ecco, sì. Lui fino alla fine ha insistito: io non sono un italiano, noi siamo una colonia, anche lui basando su teorie di economia politica, eccetera. Quindi Nicola Zitara proponeva il separatismo, il neoborbonismo è stato definito una sorta di secessione alla rovescia, che si insiste su queste posizioni. Nicola Zitara è venuto a mancare 5-6 anni fa e lui ha insistito fino alla fine. I neoborbonici, c'era una copertina dedicata sull'ultimo numero della Repubblica del venerdì della Repubblica, in cui veniva dato importanza e risalto a questo tema. Dall'altra parte, diciamo, coloro che hanno appoggiato, sostenuto il risorgimento, diciamo, l'esito risorgimentale, l'unificazione, eccetera, e lo Stato, diciamo, coloro che rappresentano la storia ufficiale, rischiano spesso di essere muro contro muro. Qual è la soluzione, la proposta che possiamo fare affinché si giunga a un dialogo? Le faccio un esempio. Pino Aprile cita il gemellaggio che c'è stato tra il comune di Ponte Landolfo e il comune di Vicenza, perché il generale che comandava le truppe che hanno saccheggiato Ponte Landolfo era un vicentino. Tantissimi cittadini di Vicenza non sapevano nulla di questa storia. Allora c'è stato uno scambio, un gemellaggio, hanno chiesto perdono, si sono incontrati, c'è stato un monumento a Vicenza in onore dei caduti, eccetera. Secondo lei questa può essere una proposta, una via? Assolutamente sì. Intanto penso che tutti i gemellaggi della città, su qualunque tema, delle città distanti, su qualunque tema, non fa che bene a tutti i coinvolti. Nel caso concreto di Zitara, anche Zitara va collocato nel suo periodo storico. Cioè Nicola Zitara, che scriveva soprattutto nel periodo della decolonizzazione, lui vedeva con una visione terzomondista, cioè di quella del terzo mondo che si sta conquistando, riconquistando la sua dignità e la sua autonomia, la sua indipendenza, lui vedeva la conquista del Sud, perché la conquista del Sud non c'è dubbio che è stata la conquista del Sud, cioè il Sud è stato conquistato mano militari, non è che poi i plebisciti in tutta Italia sono stati abbastanza una farsa, nel Sud in una maniera assolutamente chiarissima, cioè insomma era già un'adesione della borghesia, delle classi dirigenti locali a un patto che è stato stretto con il Piemonte. Nicola Zitara vedeva questo come il terzo mondo che si ribella, dunque non si può dire che Nicola Zitara fosse un neo-borbonico. Assolutamente lui no. Era un anti-borbonico come se fosse ancora nell'Ottocento, era un antiborbonico, però era anche contro la
la conquista, la sottomissione, cioè pensava, lui vedeva il Sud come una colonia conquistata, cioè perso la sua indipendenza, perso la sua sovranità, è stata conquistata. Ora, il Sud è entrato, come tutte le parti d'Italia sono entrate a far parte di una entità più grossa che si chiama l'Italia. Questo è un fatto compiuto. La formula di questo non è fissata per sempre ed è possibilissimo che si ritorni al concetto di una federazione come quella che pensavano per esempio questi vostri martiri di Gerace, che sono la storia totalmente sconosciuta, ma sconosciuta a Gerace stessa, cioè si fa di loro dei martiri del Risorgimento. Loro erano dei ragazzi giovani e dunque come dire avventurosi, però erano dei ragazzi preparati, avevano delle idee politiche molto radicali, erano dei repubblicani ed erano e dunque non erano certamente dei savoiardi, e loro optavano per una idea della federazione di tutte le parti d'Italia attorno a un concetto della giustizia sociale della Repubblica. E quindi in quale filone storico, a chi si ispiravano, diciamo? Non tanto più a Mazzini allora? No, loro erano repubblicani come Mazzini, però loro erano più prettamente democratici. Il loro referente politico era Domenico Romeo, cioè erano quelli, diceva, diciamo, delle sempre diramazioni mazziniane, però erano quelli più specificamente del Sud. Ho capito. Bene, professoressa. Erano, insomma, vale la pena di studiare questi ragazzi di E noi di la invitiamo nella Locride, lei venga personalmente, perché lei, mi perdoni, lei è un fiume in piena, lei non finirebbe mai, è una miniera è una miniera di informazioni, di cultura. Grazie della bellissima lezione di storia che ci ha dato, e spero che sia un bell'inizio, che ci possiamo rivedere e rincontrare. Grazie mi professoressa. Carlonia, che è un mito in sé. Grazie di nuovo. Arrivederci. Buongiorno, grazie. Professoressa Marta Petrusevich dell'Università della Calabria. Ci troviamo in studio, cari amici. Ci chiudiamo, vogliamo congedarci con le belle parole che ha detto la professoressa Marta Petrusevich dell'Università della Calabria. Il dialogo, il confronto, bene i gemellaggi, c'è questa contestazione della storia risorgimentale per come è avvenuta, eccetera, eccetera, l'abbiamo detto per tantissime volte, quindi bene lo scambio, bene gli gemellaggi, bene la rilettura della storia, ma che sia in visione futura, di prospettiva, non per ritornare all'indietro. Grazie dell'attenzione, cari amici, alla prossima puntata.